per me Danna e Foratini sono i due migliori caricaturisti che ci siano in Italia, e non sono in Italia, per me sono due formidabili caricaturisti, tanto Foratini quanto Danna. Lei non è di quelli che si arrabbiano, eh? Non è di quelli che si arrabbiano per le vignette. No, anzi, poi mi fa un brutto, brutto su, quindi... Se mi devono fare. No, no, ma poi verso di me hanno sempre avuto... E questa è bella. La facciamo vedere un attimo. Più lontano. Stai facendo un po' di pubblicità al lavoro, eh? Mi fa piacere, andiamoci. È molto simpatica. La signorina, signorina. Sì. È bella, e quindi la signorina bella bisogna rispettarla. Grazie. Ha seguito tutti i lavori del Consiglio Comunale. Noi abbiamo fatto la diretta come televisione. Ah sì, è seduta in diretta. È stato uno spettacolo. Lei cosa dice? C'è pazienza che ce l'ha. No, però quest'anno ci stiamo divertendo, eh. Divertendo non direi, non direi, io non mi diverto a quello che succede a gente. C'è Rapolini neanche. Beh, nessuno si diverte. Di chi ha... Speriamo che ne vengano fuori adesso. Di chi ha a cuore le sorti della città. C'è poco da fare. Ma è un incontro fra due ex, presidente? Eh? È un incontro fra ex questo qui? Yeah. Ex. Ex presidente, ex sindaco. Tutti ex. Ma come una differenza, a parte il livello che non ha confronti, che almeno te quando faranno il nuovo presidente della Repubblica e i nuovi governi ti consultano. Invece io non sarò manco più consultato. Consultano, poi il parere se li porta via il vento. Ma io ho fatto il mio dovere, questo. La coscienza lo tranquilla, con le mani pulite, con la coscienza pulita. Ho fatto il mio dovere. E me ne accorgo dal consenso che ho quando vado in giro per l'Italia, tutti, nord, sud, centro. Questo mi fa piacere. E Genova resta una grande città, vero Sandro? Ah, Genova per me è una città che ho sempre amato. È una città che ha la possibilità poi di grandi, un grande sviluppo, perché è ricca di energie Genova, ricca di energie nel campo, nel settore operaio, imprenditoriale, direzionale, cioè è ricca di energie Genova. Qualche giorno fa il sindaco, parlando in consiglio comunale, ha fatto gli auguri a suo figlio, mi pare che sia seduto qui tra noi, Diego. A Diego, gli auguri per i suoi vent'anni. Per i suoi vent'anni. Per i suoi vent'anni. Vedi, figlio, se ti mettessi a te, io ti darei il Quirinale, il Monte Sant'Orio, il Senato, tutto quanto. Ma i giovani... Ti capisci? Vent'anni. Diceva Genova. A 20 anni, figlio, cioè a 19, ero nella prima guerra mondiale. Però noi, il Partito Socialista, era contro la guerra, no? E poi è accaduto questo fenomeno, che i socialisti che sono stati chiamati, sono andati in guerra, l'hanno fatta la guerra. Io l'ho fatta. L'ho fatta, tant'è vero che è stata pescata nei cantinati giù del Ministero della Difesa una proposta di medaglia d'argento, bellissima, no? Che me l'aveva fatta il mio colonnello sulla Benzizia, che io durante il fascismo, naturalmente il fascismo si guardava bene da riesumarlo. E invece è stato la pescata il capo di Stato Maggiore Torrisi, l'ammiraglio Torrisi, che voleva darmela quando ero presidente della Repubblica. No, dico, adesso che sono presidente della Repubblica non la voglio, se la tenga lì. Non la getti via, la tenga lì a dormire. E poi l'ha ridestata dal sonno spadolone. E me l'ha data con un discorso breve, ma bello veramente. E la motivazione è bella. E io non volevo questo, io non volevo la guerra, ma l'ho fatta. C'era chi aveva gridato viva la guerra, come Mussolini, a un altro che è il nostro compagno, non dico chi, è morto, quindi pace all'anima sua. Erano per la guerra, avevano gridato sgolandosi, viva la guerra, viva la guerra. Mussolini va
riceve una scalfitura, una pallottola di Srapnel, lo ferisce, poi lui si fa impacchettare per un braccio tutto fasciato così, col braccio al collo, va a Milano e non torna più in trincea con quella piccola ferita. L'altro che aveva gridato con Mussolini, viva la guerra anche lui, Comizio racconta sul Corriere della Sera, che era stato suo comandante, mi è arrivato alle salmerie Tizio e mi ha detto, sa, io torno qui, mi sono dato un po' ammalato, ma è questo che la guerra non è fatta per me, non mi mandi, già, io l'ho detto, dico, non era fatta per te che hai gridato viva la guerra, era fatta per noi, ma io l'ho fatta, ero contro la guerra, ma dal momento che avevo, che ero ufficiale, avevo un comando e responsabilità, ho fatto il mio dovere. Anche i giovani oggi non vogliono la guerra, chissà cosa. Naturale, hanno ragione. La guerra, signorina o signora? Signorina. Le donne sono tutte signore. Scemi questi uomini. Una signorina così bella, anche, oh santo Dio. Ma c'è le vusciacche, c'è la bianca di presumine. Ci si vede, si vede. Lei dice. Difficile, difficile nella scelta. Si vede, si vede. Va bene, stia attenta. Però a un certo momento si prende un compagno della vita, perché rimanere zitella tutta la vita è una maniera di vita. No? Grazie. Grazie del consiglio. Sì, sì, prendo un compagno. Lo misuri bene, lo giudichi bene. Stai attento, perché questi giovanotti, tante promesse poi. Poi invece. Come maionese, sono come maionese. Specialmente i liguri. Le promesse poi si porta via o vento. Staremo attenti allora. Presidente, parte la marcia della pace per Assisi. Abbiamo visto la sua adesione. Sì, do l'adesione, ma non vado a marciare, sì, che certo. Mi metto a marciare io alla mia età. Ha letto l'intervento di Moravia sull'unità, mi pare molto significativo. E Moravia è un uomo pieno, un uomo di ingegno, non di intelligenza, di forte ingegno. Un grande scrittore. Il suo rammarico che non gli è stato dato ancora il premio Nobel. No. Perché del premio Nobel, questa volta vi dico una che voi non sapete, dunque gli aspiranti erano circa 60 al premio Nobel per la pace. Siamo andati al traguardo Indira Gandhi, addio. Quella Indira Gandhi che è morta ammazzata, io sono convivo. E ai capi di Stato non la danno, proprio lo statuto che proibisce darla ai capi. Sono rimasti perplessi, come facciamo? E allora hanno scelto questo vescovo del Sudafrica, Tutu. Hanno fatto bene, perché è un uomo di grande coraggio, molto equilibrato. Difatti lui ha avuto il coraggio di alzarsi ai negri, che erano migliaia, e ha detto, se voi fate ancora atti di violenza, io vi abbandono e me ne vado via. È un uomo di grande... L'ha andata a lui, hanno fatto bene a darlo a lui. Lo sai che Genova... aveva essa stessa inoltrato richiesta, sostenuto la tua candidatura, che ci sembrava... Non me ne sono accorto. Non sono cose che vanno reclamizzate. Adesso è finito tutto. Adesso è finito tutto. Ma l'hanno scelto bene, un vescovo che io stavo per incontrare, perché aveva lui chiesto di incontrarmi. Ma in Africa... sono andato in Algeria, Tunisia, e dovevo invece poi andare giù, poi invece ci è scaduto il mandato, addio. Ma sarei andato volentieri in Africa. I popoli vogliono la pace, questa è la verità. Qualsiasi popolo si interroghi, vuole la pace. Vediamo questo vertice adesso. Io ho detto a Rega, mi ricordo nelle conversazioni avute con Rega, è un uomo simpatico, si discute volentieri. Dico, vede, se per un prodigio potessimo riunire tutti i popoli della terra in una grande vallata e ponessimo il dilemma, volete la guerra o la pace? Tutti, senza eccezione, griderebbero, vogliamo la pace, camminare insieme per la strada della vita fraternamente, aiutandoci reciprocamente. Tutti. Non c'è. È vero, è vero. Se si va a finire, se si va a interrogare qualsiasi cittadino dell'Africa, dell'Australia, dell'America, dell'Unione Sovietica,
dell'Europa, eccetera, vogliono la... Poi la guerra, se dovesse, perdonate ipotesi, sarebbe l'ultima guerra, perché sarebbe la fine dell'umanità. Io almeno la vedo la fine dell'umanità. Ah. Dobbiamo vivere tranquilli, aiutarci reciprocamente a vivere. La riduzione anche degli armamenti, ma per quanto riducano, quelli che rimarranno saranno sempre sufficienti a far saltare il nostro pianeta. È possibile che si voglia questo. Ecco perché sono per la pace. Però a volte si ha l'impressione che la gente, tutto sommato, non conti molto in queste decisioni, non solo in queste comunque. Non sono d'accordo. Sì, è vero, sembra che non conti la gente, ma fa sentire la sua volontà e i governi poi finiscono per rimanere perlomeno piuttosto perplessi prima di prendere una decisione. Non è vero, io vado in Francia, il popolo francese vuole la pace. Sono andato in Germania, il popolo tedesco vuole la pace. Sono andato in Unione Sovietica, il popolo sovietico vuole la pace. Sono andato poi giù in America, lo stesso, io ho parlato lì, ho mandato la laurea honoris causa alla Columbia University. C'erano negri e bianchi di tutti i colori, tutti studenti. Quando io ho parlato della pace è stato un uragano d'applausi. I popoli vogliono la pace. Allora, i governanti hanno un dovere prima di tutto, quello di interpretare la volontà dei popoli che rappresentano. Non possono soltanto esprimere la loro personale volontà, devono esprimere la volontà dei popoli che rappresentano. E tutti i popoli vogliono la pace, non c'è dubbio. Fa paura, io ho parlato con degli scienziati competenti in materia. Mi hanno detto, se venisse la guerra, dice, basterebbe un giorno a mandare il nostro pianeta. Una follia. Io sono sempre stato là, perché la guerra è un residuo di barbarie, di antica barbarie, non vi è dubbio. Ha parlato di pace dappertutto, ha avuto il consenso dappertutto. In Argentina poi. Grande successo in Argentina. Laggiù, anche se strano. Anche se hai dovuto ritardare il viaggio, la visita. La visita, anzi, ma io ero d'accordo con Alfonsini. Sono tutte balle quelle dei... E che io dei giornalisti, ma i giornalisti da volte contano da musse. Ma scusi signore, mi è scappato. Scusi signore, mi è scappato. Io l'ho detto ad Alfonsini perché era chiaro che prima parlassi con lui. Ma ha detto, ma fa benissimo, io farei come farei. Poi è stato un bene. Perché se io non prendevo quella decisione, sarei andato con l'aereo italiano messo a mia disposizione. E dentro, quello... via di tocchi di legno, cuscinto, nella l'on pafete. E dice, sì, qualche giorno dice, beh, avremmo avuto il successore un po' prima, al primo anno. No, ho avuto un successo fraterno. Ma è strano, Pertini qui in Italia esiste, c'è dei Pertino, ma Pertino esiste solo il casato che... di cui io faccio parte. Vado in Argentina, apro l'elenco telefonico, 9 casati, dico questi chi? Si vede che sono scappati, ma anche nati, devono aver combinato qualche guaio, e sono scappati e sono andati in Argentina. E lì hanno fatto figli. 8-9 casati, Pertini, ma guarda. E io ho parlato con la madre di Plaza de Mayo, un'organizzazione di donne decise. Sono venute a trovarmi durante la dittatura al Quirinale, di nascosto, no? E una madre, mi ricordo, che mi disse questo: mia figlia arrestata, partorita in carcere, te che è una carega, ma non sei cavaliere, no? La santa madonna, sono poco cavaliere, si offenda, no? Grazie. In questo caso no. Questa madre mi dice, vede, mia figlia ha partorito in carcere, il figlio le è stato tolto ed è stato consegnato a una famiglia italiana che se l'è portato via. Io nel saluto che quell'anno ho fatto, come facevo di solito alla fine d'anno, ho detto questo, ho ricevuto una rappresentanza delle madri da Plaza de Mayo, e una madre mi ha detto questo, che il figlio gli è stato tolto, consegnato, una famiglia di italiani che se l'è portata via. Forse questa famiglia mi sta a sentire mentre parlo, dinanzi al video. Io la esorto a consegnare alla madre legittima
la figlia. Altrimenti la sventura peserà sempre su questa famiglia, di modo che se comincia a rompere in piatto in cotto le pertini, poi non si rompe la gamba le pertini, non si rompe la testa, io glielo auguro, le pertini li andiamo via questa figlia nella palluccia. È perché devono tenerla loro, un'infamia, un'infamia. Non avranno fortuna, non avranno fortuna. Siamo andati alla bocca sono tutti senesi, ma c'è una barca, che tutti sono montesi questa barca. Mi vedevo perché per quanto soffro madama, ma me ne intendo un po'. Dico, adesso la barca va a finire giù. Era una specie di lago morto, un pezzo di lago morto, puzzolente, pieno di detriti, di roba. E dico, se andiamo a finire qui dentro, che andiamo a bella fine, che faccio io? Lì, tutti i senesi alla bocca. Appena sono arrivato, hanno parlato tutti in senesi. Ma se ti parli, ti patisci il mal di mare? Eh? È vero che patisci il mal di mare? Mi sapete, se avete una barca in remo. Questo è grave per un ligure. No, è grave. No, bene, signore. Ma si è organizzato il viaggio di Turati. Il sindaco adesso prende la parola che non gli è stata concessa. Prende la parola. È grave, vede, Nelson è stato un grande ammiraglio, no? Nelson sì. Ha battuto Napoleone ad Aboukir, no? Nelson soffriva il mal di mare. Ah, quindi, lei non sa di questo episodio. Quando, dopo l'invasione dell'Austria, caduto Napoleone, ormai sconfitto, è andato a consegnarsi agli inglesi, mi consegna al nobile popolo inglese. Gli inglesi l'hanno preso, l'hanno imbarcato sul Bellerophon per portarlo a Sant'Elena. Quando lui è passato costeggiando, ha visto la Francia, si è tolto la feluca e ha detto: ti saluto, nobile popolo di Francia. E poi l'è venuto. E allora gli ufficiali inglesi che erano dietro di lui, che lo stavano osservando, si sono messi a ridacchiare. Lui se n'è accorto. Gli è venuto un altro colpo, lui ha detto: sa pur l'Angleterre. Quella volta la Savona Bastia. Oh, quanto ho sofferto! È stata una bella spedizione. La più bella forse sarà stata la fuga di Turati. Quella lì, l'ho detto, quella di Savona. Siamo partiti da Savona, dalla mia città. Dovevamo partire da San Pier d'Arena. Non è stato possibile. Voleva dare la parola a Cerofolini. Cosa diciamo di Cerofolini? Non si vuole... Ah, io, Cerofolini, gli ho sempre voluto fraternamente bene. Ha fatto bene come sindaco. Su questo punto, su questo non c'è nessuna discussione. È stato onesto, equilibrato, imparziale e ha fatto gli interessi della città. Ma la città gli ha anche dimostrato che... Sì, gliel'ha dimostrato l'affetto, poi non vado oltre perché lei mi vuol tirare... Perché si arrangi, adesso facciano quello che vogliono, non c'entro io, ci mancherebbe altro che... Beh, però una sua opinione, naso, eh? Una sua opinione però... Mia opinione? E cosa ne so io di quello che stanno facendo in comune? Sarebbe un'opinione non fondata perché non sono mica... Non so come lì stanno... Stanno litigando. Il minestrone a senese. Stanno litigando. Ebbene, dov'è che non litigano? Discutono, non è proprio lite, via. Sono discussioni un po' aspre. Ah sì, qualche pugno. Però mi vorrei collegare a quello che diceva prima, la gente, no? Quello che la gente chiede, eccetera. Secondo lei è rispettato poi tutto il volere della gente in queste cose pure? No, è rispettato. Prima parlavamo della pace, adesso anche di altre cose. Riconosco che qualche volta viene disatteso quello che è la volontà della gente, no? Ma la gente si fa sentire più di una volta, non c'è dubbio. Il popolo, le organizzazioni sindacali, politiche si fanno sentire, no? A volte però i discorsi sono un po' troppo alti. Ma forse si riesce a capire poco. Quando ho parlato alla televisione, eccetera, ho parlato sempre con semplicità, sempre. Lei sì. E bisogna, uno che non parla con semplicità, non è vero, non sa quello che vuole in realtà. Quando uno sa quello che vuole e lo esamina nel suo animo,
E lui deve esprimerlo con parole semplici, perché deve esprimerlo con parole tortuose, con ragionamenti tortuosi, no? Ma per Genova quello che sta succedendo forse è stato un po', espresso un po' con giri, con parole un pochettino difficili, quello che sta succedendo per Genova. Ma succede a Genova quello che succede un po' in tutti i comuni dove si deve costituire un'amministrazione comunale, una giunta, il sindaco, non è vero? Perché vi sono dei contrasti, che sono contrasti locali e che quindi si manifestano in quelle discussioni, no? Ci sono contrasti locali in posizioni nazionali. Non vuole esprimersi. Quello che lei mi vuol far dire. Non vuole esprimersi. Potremmo io fare rispetto prima la volontà del popolo genovese. Lei sì, posso sì, ribadire. L'ho sempre rispettata, la volontà del popolo italiano. Cerofolini magari ha qualcosa da dire. No, non vuole esprimersi. Stamattina non ci si vuole esprimere. Un augurio alla città. Cerofolini ha fatto un atto, a mio avviso, di grande onestà politica, di grande lealtà politica, quello di ritirare la sua candidatura, l'ha ritirata, no? Certo. E questo di ritirare la sua candidatura quando aveva un certo consenso che gli poteva far piacere, ebbene bisogna prenderne atto, che è stata una decisione onesta, equilibrata, che deve essere presa in considerazione e non può non avere il consenso di tutti i partiti e di tutta la popolazione genovese. Però ha avuto un grande consenso, Cerofolini, l'ha detto lei. Appunto, a maggior ragione. Non per la decisione. A maggior ragione, avendo avuto un grande consenso e forse pensando che questo consenso era solido e poteva ancora, avrebbe potuto lungo il cammino consolidarsi di più, ritirarsi è un merito maggiore, perché se si fosse ritirato solo perché era ridotto all'ultimo gradin, all'ultimo scalino, e allora dice si ritira perché, ma perché? È come quello che è caduto di cavallo, dice ma volevo scendere. bravo Sandro. Lui no, lui era a cavallo, è sceso dignitosamente dal cavallo. Però la gente avrebbe magari preferito diversamente. Ebbene, questa è maggior ragione, signorina. Se è vero quello che lei mi dice, che la gente avrebbe preferito Cerofolini. No, lo dicono le preferenze Cerofolini, che sì, appunto, Cerofolini. Guardando la situazione e comprendendo che questa lotta si sarebbe prolungata, sarebbe andata a danno dell'amministrazione comunale, si ritira, ha dimostrato veramente del carattere, ha dimostrato della serenità, ha dimostrato anche della saggezza. Cosa c'ha a vederci? No, vorrei parla qualcosa di più, però lei non lo sì, vuole lei, dire. Lei ne, perché vede, quando vengono delle giornaliste con il microfono brutte, io divento muto. Quando sono belle invece mi inducono a parlare. Sì, ma lei mi vuole mettere in difficoltà. No, in difficoltà, metto in difficoltà sua madre, se mai. Bene, non mi vuol dire altro. No, le dico che le faccio tanti auguri. Che possa essere felice, serena, stia attenta nella scelta però. Certo. Ma scelga, perché rimanere zitella tutta la vita è triste. E non me lo dica due volte. Tre volte che lo dico. Tre volte, e non sta a dire. Poi parla anche genovese. Dica parla genovese anche. Quindi. Intelligente. Va bene, grazie. Bella cara. Buona anche giornata, ci vediamo ancora. Anche a lei, sindaco, grazie a tutti, buon fatto. Un macinino da funzionare. Gli auguri a Genova, quello sì. Gli auguri a Genova. Ah, gli auguri al mio popolo genovese, sì. E ai lavoratori. Un popolo che io ho sempre amato, popolo forte. Io ho fatto sostenuto molte lotte qui a Genova. Io ricordo quando parlai in Piazza della Vittoria per contro i fascisti che volevano fare il loro congresso e i portuali, io sono stato in mezzo ai portuali e gente forte questi. Santo Dio. E io ho parlato lì in mezzo ai portuali, poi vede è venuto il Papa, io non sono credente ma sono molto amico del Papa, voglio bene a questo Papa, mi voglio molto bene, lui vuole molto bene a me. Ebbene, questo Papa qui ha detto a Genova una cosa, guardi, lui sa che non sono credente, non ha mai pronunciato una parola per modificare questo mio modo di sentire, no, ha rispettato la mia posizione ideologica. Infatti a Genova ha parlato di lei. Ebbene, a Genova ha detto questo, no? Mando un saluto al mio amico Sandro Pertini, sì, che mi ha aiutato molto nell'assolvere il mio compito. Non è mai accaduto da quando esiste il Vaticano che un Papa dica questo in favore di un uomo politico non credente.
Mai. E allora torniamo agli auguri per Gino. Tanti auguri a lei, cara. Grazie. Sono del mercantile. Ah, ti ho messo di tutti. Cosa dici? Senti. Giordano, ti conosci i nuovi candidati a sindaco? Li conosci i nuovi candidati? Ma l'ho sentiti leggendo, ho sentito. La signora Massimo? Detto, io non la conosco come signora, non l'ho mai vista. Ex candidata. Ebbene, non l'ho mai vista. Dicono che sia una signora preparata politicamente, culturalmente, mi hanno detto questo, che è preparata molto, altro non posso dire. Il Campart non lo conosce? Eh? Il Campart non lo conosce, non è... Gamba? Campart, il candidato no. Del pentapartito. Può darsi che l'abbia visto qualche volta, ma non lo ricordo. A quel repubblicano, esponente repubblicano. Genova ha bisogno di un'amministrazione e di un sindaco che tiri avanti, perché questo popolo è un popolo forte, ma non bisogna approfittare di quella che è la pazienza del popolo genovese. Ecco, il popolo genovese è un popolo forte, con questo porto, che per Bacco bisogna che sia, perché io sono andato al, come si chiama, al consorzio, no? Consorzio autonomo. Sì, autonomo. Mi hanno fatto sempre vedere un plastico lì, un plastico che dovrebbe fare porto unico, Genova con Voltri, no? Sì. Perché io ho visto delle navi che sono in stalia, si chiamano stalia e controstalia, no? Vedete che c'è il termine giusto, no? Non c'è cosa peggiore, bene, Genova ha cercato nel passato di far concorrenza a Marsiglia. Marsiglia, quando ha saputo che Genova aveva il progetto di allargarsi verso Voltri, quindi di fare un grande porto verso Voltri, no? Sarebbe stato veramente un porto, bene, avrebbe sacrificato un po' di spiaggia per i bagnanti, ma i bagnanti per trovare la spiggia ad Aranzen, andare a Pegi, andare in altra parte, ma via, non è quello il problema dei bagnanti, via, e poi quella cosa lì. Appena hanno saputo questo, Marsiglia non ha perduto tempo, il consorzio del porto di Marsiglia si è allargato verso Tolone, perché io ho parlato con dei tedeschi, io sono stato anche in Germania, e i tedeschi mi dicevano questo, è assurdo quello che accade a Genova. Noi non possiamo mandare le nostre navi che poi fanno le stalie, le controstalie prima di attraccare al porto. Noi dobbiamo avere un porto che sia capace di ricevere tutti i piroscafi che si inviano. E noi avremo interesse di mandare a Genova per due ragioni. Per la distanza, prima di tutto. Perché è chiaro che se voi guardate la carta geografica, in Amburgo, no? Le merci che vengono da Amburgo o che vengono dalla Germania, che scendono giù verso la Svizzera, eccetera, c'è una linea larga, quella della Francia in questo senso, così siamo, eh? Poi c'è una faccenda, che in Francia c'è una moneta più forte che in Italia, ecco quindi l'interesse di portare in Italia. Me l'hanno detto degli armatori, me l'hanno detto degli uomini politici tedeschi, noi avremo l'interesse di appoggiarci al porto di Genova, non al porto di Marsiglia, ma siccome il porto di Genova non è più capace di contenere le navi, fa fare le stalie e le controstalie, ma quelle tornano a danno delle società. Io sono venuto in treno, ho visto due navi, queste due navi che cosa aspettano? Che si liberi un posto al porto per entrare. E lì c'hanno il plastico. Se io vado al consorzio del porto, mi fanno vedere ancora questo plastico, lo prendo e glielo spacco sulla testa, che me lo fa vedere. Alessandro glielo spacco. Anche sulla testa d'Alessandro. No. Che c'entra adesso da Alessandro? D'Alessandro ha ereditato la situazione. No, ma io scherzavo. Ma no, io non scherzo, non mi faccia dire cose che non voglio dire. Io non lo conosco questo d'Alessandro, me ne parlano molto bene, mi dicono che è un uomo molto valido, molto attivo. Semmai l'ha ereditata lui una situazione che è del porto di Genova, una situazione non buona. E lui deve risolverla adesso, semmai il merito di D'Alessandro è quello che adesso è tutto intento a cercare di risolvere questa matassa ingarbugliata che gli hanno lasciato in eredità. Senta, poco fa Cerofolini diceva che, parlando di Genova, gli auguri a Genova, eccetera, diceva l'importante è ristabilire l'unità. Non ho capito se si riferiva all'unità tra le forze, eccetera, o nella sinistra. Vabbè, in questo sinistra a destra io. Il Vangelo dice, faccia alla sinistra quello che non deve sapere la destra. Però lei a Firenze ha parlato di questo problema.
Ah, non ho parlato del problema di Genova. No, parlavo in generale. Io sono sempre stato per l'unità del movimento operaio. Ecco. E quando dico di unità del movimento operaio, è chiaro che includo tutto il movimento operaio. Includo anche il movimento operaio cattolico. Nell'unità, cioè, si può appartenere a diverse organizzazioni sindacali, ma il movimento operaio, quando ha le istanze del movimento operaio, sono uguali, non è vero, è pressante, per tutti i lavoratori che militano nelle diverse organizzazioni sindacali. E adesso questo fronte si deve presentare unito per poter risolvere i suoi problemi. Quindi questa unità mi pare che la vogliano tutti i lavoratori.